Oggi, 15 marzo 2024, si inaugura la mostra Pinocchio in Giara. È una mostra diffusa che coinvolge 5 musei dei 4 comuni ed è un evento importante. Ci vede collaborare con la Fondazione Collodi, una fondazione storica e prestigiosa, in questo evento che lega Pinocchio al nostro territorio. La domanda è questa: perché Pinocchio in Giara? Pinocchio in Giara perché noi ci troviamo adesso nel Museo degli Strumenti Musicali all'interno di Villa Square, dove abbiamo un bellissimo pianoforte a coda storico e tanti altri strumenti, e quindi questa mostra di Pinocchio in Giara è stata voluta dalla Fondazione Collodi come anteprima nazionale. Proprio hanno scelto questo museo per partire in un percorso che porterà la mostra a Prato e poi in Germania e poi altrove nel mondo. Siamo orgogliosi di questa scelta e siamo soprattutto orgogliosi di poter lavorare in grande sintonia, quasi vorrei dire in amicizia, con il personale di questa fondazione. È un progetto importante per il territorio, anche dal punto di vista turistico, perché stiamo partendo con la stagione turistica, con la Giara, con i cavallini, che alla primavera sappiamo che dà il meglio di sé. Speriamo che sia l'inizio di un lungo percorso di mostre e di collaborazioni nazionali e internazionali della nostra Fondazione Altopiano della Giara. Come presidente della Fondazione Altopiano della Giara sono molto soddisfatto di questo evento, di questa collaborazione nata con la Fondazione Collodi, e spero che sia solo l'inizio di altre collaborazioni anche a livello locale, che sia un punto di partenza proprio per noi come Fondazione Altopiano della Giara. E stiamo toccando con mano ormai un percorso di cui abbiamo parlato, discusso molte volte, di sviluppo proprio della nostra struttura, della nostra fondazione e di sviluppo del territorio, perché poi di questo si tratta, cercare di creare qualcosa che poi vada anche oltre noi amministratori attuali e che quindi possa rimanere nel tempo e dare i suoi frutti nel suo lungo periodo. Come vicepresidente della fondazione e vice sindaco del comune di Tuili siamo onoratissimi di avere questa mostra qui, che rappresenta un grande obiettivo che l'amministrazione, assieme alla Fondazione Altopiano della Giara, è riuscita a perseguire. L'evento di oggi rappresenta un punto di partenza fondamentale per tutto il territorio, per la Fondazione altrettanto, perché il percorso che ci permetterà di vivere il territorio parte da Tuili, ma arriverà a Sezzu, arriverà a Gestoli e arriverà a Genoni. Quindi un grazie alla Fondazione Collodi, che oggi è diventata partner della Fondazione Altopiano della Giara.